Pace e bene a tutti, oggi 12 aprile ricordiamo San Giuseppe Moscati. Ascoltiamo. Giuseppe nasce a Benevento il 25 luglio del 1880 da Francesco Moscati, magistrato, e Rosa De Luca. Settimo di 9 figli, si iscrisse a medicina unicamente per poter lenire il dolore dei sofferenti e ruppe con la tradizione familiare perché, oltre al padre, anche il nonno paterno e i suoi due fratelli studiarono giurisprudenza. Il primo ammalato con cui ebbe a che fare fu il fratello Alberto, che, caduto da cavallo, subì un trauma cranico che produsse una forma di epilessia. Questo episodio lo fece riflettere sulla brevità della vita umana e sulla necessità di doversi dedicare totalmente alla professione medica. Concluse gli studi di medicina il 4 agosto del 1903 con una tesi sull'urogenesi epatica, laureandosi col massimo dei voti. Durante l'eruzione del Vesuvio del 1906 salvò alcuni malati prima che il tetto dell'ospedale stesso crollasse. Limitò i danni dell'epidemia di colera del 1911. Fu direttore del reparto militare durante la Grande Guerra. La sua carriera avanzava. Divenne dirigente dell'Istituto di Anatomia Patologica. Un forte insegnamento traeva dalle autopsie. Un giorno convocò i suoi assistenti nella sala delle autopsie per mostrare loro non un caso clinico, ma la vittoria della vita sulla morte. Per questo motivo fece sistemare un cartello sovrastato da un crocifisso che diceva «Ero mors tua, o mors». Per mantenersi sobrio e povero come i suoi malati, andava a fargli visita a piedi e restituiva loro il denaro che gli veniva dato per pagare la visita. Per lui i poveri erano le figure di Gesù crocifisso, anime immortali, divine, per le quali urge il precetto evangelico di amarle come noi stessi. La carità era per lui la forza con la quale cambiare il mondo. Ebbe una notevole capacità diagnostica, come nei confronti del tenore Enrico Caruso, al quale rivelò la vera natura del male che lo condusse alla morte. Tra i suoi pazienti ci fu anche il fondatore del santuario della Madonna del Rosario di Pompei, il beato Bartolo Longo. La sorgente delle sue doti era l'Eucarestia e aveva una forte devozione verso la Vergine Maria, per la quale decise di rimanere celibe anche per conservare la libertà di visitare i suoi poveri. Moscati morì per infarto il 12 aprile del 1927, verso le 15 del pomeriggio. Ancora oggi, grazie alla sorella Nina, è conservata la sua poltrona e tanti altri suoi oggetti, nella chiesa del Gesù Nuovo affidata ai Gesuiti. Venne dichiarato venerabile il 10 maggio del 1973. È stato beatificato a Roma dal beato Paolo VI il 16 novembre 1975. Venne canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 25 ottobre del 1987, al termine del Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa. Quella di San Giuseppe è una storia bellissima, come bellissima è la sua figura. Uno scienziato vero e proprio, con la S maiuscola, dalla diagnosi particolarmente acuta, con una piccola occhiata già riusciva a capire la problematicità, dove era il problema. Molto stimato anche dai colleghi, soprattutto nell'ambiente scientifico che, a dire il vero, a quel tempo, nei rispetti della fede aveva molte e molte riserve.
Lui riusciva ad andare d'accordo con tutti, era bene amato e ha pubblicato tanti articoli su molto rispettabili riviste scientifiche del tempo. Non solo, il suo modo di esercitare la medicina però aveva una grande differenza ed era poi la luce della fede che dominava tutto il suo agire e tutte le sue scelte. Molti dei pazienti, i quali poveri, che lui andava a cercare personalmente, non potevano pagare la sua parcella, ma a volte era anche lui stesso ad offrire i medicinali o i soldi per comprare. Ecco una figura di medico che va oltre forse quella che abbiamo imparato, un medico che è pronto a mettere avanti il paziente, il benessere del paziente, anche di più rispetto al proprio guadagno, e come forse anche Padre Pio intendeva quando chiamò il suo ospedale casa sollievo della sofferenza. Preghiamo quindi oggi per tutti i dottori, per tutti i medici, affinché veramente la luce dello Spirito possa guidare le loro scelte in modo che possano portarci tutti verso la salute, ma soprattutto curare anche la nostra anima. San Giuseppe Moscati, prega per noi.